La montagna può essere un ambiente che all'improvviso diventa molto ostile. Il tempo che cambia, il freddo che arriva, il cammino che può essere lungo. Credo che sia questo un po' che come il mare ha fatto sì che un po' nello spirito comune sapere che qualcuno è in difficoltà in montagna mobilita. Nel senso che è una sorta di dovere comune, ecco, quello di intervenire. Non erano le montagne che ci dividevano, anzi, era proprio il discorso di essere a cavallo delle montagne che ci univa. Essere consapevoli di stare in un posto con tutta una serie di difficoltà, il dover avere per forza dei rapporti con gli altri, con quelli che ci sono al di là, ce l'ha innato forse nel nostro DNA. Nella mia vita l'ho sempre percepito come un passaggio possibile. L'idea di linea, di confine, non so, per me che abito qui proprio non esiste. Esiste come teoria sulla carta, sì, però non esiste in realtà, ecco. La frontière pour nous, elle n'existe pas. Très sincèrement, elle n'existe pas. Avec nos amis italiens de Clavière, de Oulx, de Turin, qui sont juste derrière, nous sommes ensemble dans la même région de montagne. Perché senti una sorta di complicità, una sorta di stile, di familiarità, ecco, anche con le persone, no? Un modo uguale di vedere le cose, l'ambiente. Et c'est comment on vit ensemble. Et je vous dis, quand on vit dans des milieux comme ça, aussi reculés, on se connaît tous et on a ce truc de vivre ensemble déjà et de se tolérer les uns les autres avec nos différences. Et là, bah, oui, il y a peut-être encore d'autres mondes, d'autres frontières qui peuvent paraître plus importantes, plus grosses. Mais en fait, on reste tous humains. Et je crois que cette montagne, la montagne, le cadre aussi, il nous remet à notre place. On est petits face aux éléments. Et en fait, ce qui nous rassemble, bah, ouais, on est tous humains et on va s'aider, quoi. On va pas. Enfin, c'est ensemble qu'on va y arriver. Et ça, je pense que dans le milieu montagnard, c'est quelque chose qui est inscrit depuis des générations. Uno non può dimenticare di essere un uomo, cioè questo profilo di umanità che si muove comunque è quello che fa andare avanti il mondo, ecco. Guai mai perdessimo questa speranza.